Ciao Aurora. Ciao, Ciao! Molto come stai? Bene, bene, tu come stai? bene, bene. È finito il caldo? Sì, diciamo che finalmente si può respirare qua in Sicilia. Oh, finalmente. Infatti, vediamo che i sorrisi sono già più smaglianti. Si soffre di Ah, meno. siamo più rilassati. Quindi, siamo qui con grande piacere per conoscere questo nuovo singolo. Però io partirei dal videoclip, visto che è la notizia fresca fresca del videoclip, quindi ce lo racconti come nasce. Sì, il videoclip è nato in modo molto scherzoso e divertente, così comunque come la canzone, perché la canzone tratta un tema molto particolare e profondo come quello della salute emotiva, ma in realtà il videoclip lo rende quasi giocoso. Ed è la storia di questa ragazza che è apatica, trascorre le sue giornate in pigiama, a casa, come penso molti di noi abbiano fatto negli ultimi 2 anni. Anche in smart working comunque eravamo in pigiama, Sì. dobbiamo ammetterlo, e a un certo punto si rende conto che sulle sue emozioni si sono quasi congelate, cerca una soluzione e la trova in questa televendita che per caso vede in televisione mentre fa zapping, È e da lì vero. c'è tutta la storia di quello che succede dopo. Infatti il video è bellissimo, proprio perché prima c'erano tutte queste difficoltà, anche realizzare un video del genere diventava molto difficile, quindi almeno abbiamo goduto questa nuova perla che è uscita, diciamo, in questi giorni. Quindi siamo Sì. molto felici appunto di averlo visto. Però adesso ci soffermiamo sul singolo. Quindi ha voluto raccontare una tematica importante. E quindi la scelta del sound per raccontare questa tematica è sempre un po' complicata. Quindi, con che genere musicale l'ho voluto accompagnare? Diciamo che questo genere musicale lo vedo molto di più nell'onda pop, con le influenze un poco anche della musica oltreoceano, americana, degli Stati Uniti. È una cosa che mi piace fare tanto quando ovviamente c'è la possibilità, è creare contrasto tra il testo e anche la musica. Quindi molto spesso leggiamo dei testi che sono molto tristi, molto profondi, e la musica chiaramente corrisponde a questa tristezza, a questa profondità. Però non tutte le canzoni in realtà hanno questo equilibrio, perché per esempio mi viene in mente Billie Jean di Michael Jackson, che è una storia terribile, è una storia molto che ti scuote quando la leggi, se leggi soltanto il testo, però ovviamente non puoi fare a meno di ballarla. Cioè, è chiaro E che la chissà quanti musica sanno il è. significato di quella Esatto. canzone. Quindi questi contrasti musicali in realtà ci sono sempre stati. Ho voluto trattare questo tema serio con una certa leggerezza, che poi comunque è quella che abbiamo anche vissuto durante i 2 anni. Molti scherzavano sul lockdown, sulla pandemia. A volte per affrontare dei temi seri ci scherziamo sopra. Quindi appunto questa tematica è molto importante perché ancora oggi molti ne stanno soffrendo di questa problematica. Ma ad esempio tu come hai vissuto questo lungo periodo di pandemia? Diciamo che è stata dura dal punto di vista del lavorativo, ovviamente, vedere il tour cancellato, dover rientrare in Italia, stare anche lontana dagli amici, dagli amici musicisti anche, perché la musica per me è comunione, comunità. E quindi nel momento in cui te la vivi molto individualmente, inizia un pochettino anche a morire quel desiderio di fare musica e di stare con gli altri a suonare. Io come me la sono vissuta? Me la sono vissuta in maniera molto introspettiva, nel senso che ho trascorso molto tempo, ho dedicato del tempo a me stessa, scrivendo, anche un poco cercando di fare altro, non concentrandomi troppo sulla musica, perché una cosa che non riuscivo a fare era in quel periodo difficile, era darmi agli altri musicalmente. Ho visto moltissimi colleghi fare tutorial, cover, sfruttare al Ricette massimo di il fatto che cucina. sì, sfruttare al massimo il fatto che fossimo tutti a casa, tutti collegati sui social. In realtà io ho cancellato i social per un po' di mesi, perché avevo bisogno di concentrarmi su altro e anche fare dei passi indietro, ritornare
sui miei passi, sulle scelte che ho fatto. Quindi la scrittura ha avuto come influenza appunto il periodo che hai vissuto. Sì, Quindi, decisamente. mi è piaciuta comunque anche la cover di questo singolo, che comunque è molto colorata, anche se comunque c'è un Sì. significato, mi è piaciuta molto colorata. Come nasce appunto questa idea di fare Questa questa cover copertina. così? Allora, io questa copertina intanto è stata scattata e realizzata da Miriam Iervolino, che è una fotografa che mi segue da tanti tanti anni. Ogni volta scherzo e dico che la mia carriera di palo slash modella è avvenuta grazie a lei, perché per me fare le fotografie è un ostacolo grandissimo. Però appunto quando abbiamo parlato dell'idea di copertina, io le dissi che volevo qualcosa che avesse dei contrasti, e quindi appunto una situazione strana e io sorridente, oppure una situazione, comunque c'era bisogno di contrasto per quanto mi riguarda. E quindi siamo andate in spiaggia prima dell'estate, verso aprile-maggio, e abbiamo chiesto in prestito una sedia a un bar lì sulla spiaggia, che stavano ancora ridipingendo le staccionate per l'inizio della stagione estiva. E niente, abbiamo giocato un pochino, infatti abbiamo diversi scatti di quel momento, però lo scatto più divertente era questo, che la sedia lentamente stava affondando nella sabbia, e io cercavo di tenermi e di rimanere comunque stabile. E abbiamo pensato che fosse la descrizione migliore per questo singolo. Bello, bello, no, infatti mi è piaciuto molto. Ho letto che questo singolo, diciamo, è un piccolo spoiler dell'album che uscirà. Quindi Sì, decisamente. voglio rubare altri spoiler. Quando intanto uscirà questo album? L'album uscirà prima della fine dell'anno e tornerò dopodomani, vado di nuovo in Inghilterra, sto lì per concludere le registrazioni. Si prevede che saranno 10 brani, tra questi 10 brani chiaramente c'è anche Feelings. Rispetto al mio primo disco, So Many Things, questo nuovo disco ha delle sonorità molto più pop, più ritmate, ci sono dei pezzi anche un po' più rock, che comunque includono tantissime influenze musicali. La cosa che mi fa piacere è stata proprio questa: poter collaborare con Nathan McKenzie, che è un produttore che vive in Inghilterra, e quindi ricevere anche i suoi input in quanto British, e le sonorità si sentono quando c'è Certo. l'influenza di qualcuno che viene da fuori. Quindi questo è un piccolo spoiler, penso, no? Va bene, certo, grande spoiler. Io non so se questa è una seconda intervista, ci siamo già risentiti un'altra volta e non so se ti ho fatto già questa domanda, perché vedo spesso che anche giochi molto con la lingua inglese nei testi, cioè Sì. nei brani. Come mai non c'è l'italiano? Comunque spesso non proponi magari un singolo italiano? Diciamo che, come dico spesso, per me l'inglese è la lingua con cui io definisco la musica. Ha delle sonorità che cioè, personalmente mi piacciono molto. Ho ascoltato per tanti anni musica straniera, inglese, americana, e mi rivedo in tanti artisti esteri. Chiaramente non mi precludo dal cantare in italiano, dal scrivere in italiano in Mara Maionchi futuro. si incazza, no, Sì, no, hai ragione, è eh? vero. Però guarda, questa domanda, che è del tutto lecita, comunque me la porto dietro da anni. Quindi man mano che vi vado rispondendo a questa domanda, riesco anche a capire chi me la fa, ma anche capire sempre di più perché ho scelto l'inglese. Quindi per delle sonorità, ma anche perché mi riesco a esprimere. Sarebbe un problema se non riuscissi a parlare inglese e volessi comunque cantare in inglese. Quello sì, direi non è il caso, nel senso, lascia stare, non sai parlare in inglese, non canterei mai in francese. Una volta ho fatto una cover in francese in Belgio,
molto bella di questo duo che io amavo, dei Civil Wars, e alla fine del concerto sono venuti da me a dire: bellissimo il pezzo, però non lo fare più, perché l'accento era terribile. E ho detto: ok, va bene. Con dolcezza proprio. Va Sì, bene, esatto. va bene. Ovviamente, tutti dicono che quando uscirà un album uscirà anche un tour, quindi anche in questo caso è la stessa cosa. Stai studiando poi ad eventuale tour. Sì, diciamo che nei miei piani c'è l'esigenza proprio fisica di andare a suonare, questa è una cosa che mi fa stare bene. Mi piace tanto scrivere, mi piace tanto registrare, ma poi suonare e condividere con gli altri Certo. tutto il sacrificio, tutto il lavoro fatto è qualcosa che desidero fare. Quindi sì, stiamo vedendo di organizzare un piccolo tour in Europa dopo l'uscita del disco. Bello, bello, bello. Quindi comunque non ti soffermi solo all'Italia, ma cerchi anche di andare, diciamo, all'estero. Sì, chiaramente in Italia suonerò, ci saranno delle date che ovviamente comunicheremo. Ha proprio la scelta di questa cosa di andare all'estero. Perché tu pensi che il progetto che stai appunto pubblicando non verrà apprezzato come dovrebbe in Italia piuttosto che all'estero? Penso che la ricezione del progetto sia diversa. Quando suono all'estero, quando suono per esempio in Inghilterra, c'è un pubblico che desidera scoprire nuovi artisti e che esce di casa e dice: stasera vado in questo locale perché voglio andare a sentire questi artisti che non conosco, e ti dedicano davvero attenzione e sono quasi emozionati di poter dire: io ho visto Ed Sheeran, quando non era nessuno, suonare nel pub qui all'angolo. Quindi c'è un'accoglienza diversa, ma chiaramente anche in Italia ci stiamo lentamente aprendo a musica non commerciale, di nicchia, cantata in un'altra lingua. Lo vedo, l'ho visto al nord, ma l'ho visto anche qui in Sicilia. Quindi la mia speranza è che sempre più giovani, Ok. Ho capito. perché la cosa strana è che sono molto gli adulti di più, quelli che sono interessati a musica nuova, mentre i giovani sono forse un po' più indirizzati verso il commerciale, ciò che sentiamo in radio, che è sacrosanto, però non esiste solo quello, Sì, a mio parere. cioè ci si sofferma molto di più sulla ricerca di nuova musica, magari Sì. all'estero. Qua in Italia ci soffermiamo sempre sui soliti 4-5 artisti e seguiamo sempre solo quelli, in poche parole. Sì, non voglio fare di tutta l'erba un fascio, però capita, sì. Sì, piuttosto più torpo è così. Va bene, allora, è stato un grande piacere ovviamente Aurora per aver scoperto questo progetto. Io non vedo l'ora di scoprire l'album a questo punto. Grazie mille. Sono anch'io molto curiosa di scoprire come verrà. Sì, non vediamo l'ora, anche perché poi ti chiederò i riscontri di questo album, perché spero che in Italia venga apprezzato come si dovrebbe. Spero anch'io. Grazie, grazie, allora è stato un grande piacere. Grazie a te, Alessandro. Alla prossima. A presto. Ciao.